Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. La notizia che apre il 62esimo giorno di guerra riguarda non l'Ucraina, ma la Transnistria. Dopo le bombe esplose ieri nella capitale Tiraspol, questa mattina sono state colpite due antenne della radio russa, che ha dovuto interrompere le trasmissioni. Più tardi viene colpita anche una unità militare vicino a Tiraspol. Non ci sarebbero feriti, come a Golovicino, piccolo centro vicino a Belgorod in Russia, finito di nuovo sotto attacco dopo le esplosioni del 19 aprile scorso. Questo video mostrerebbe il risultato delle bombe che i russi accusano Kiev di aver lanciato. Dalle prime ore del giorno i missili russi hanno invece colpito Zaporizhia, uccidendo una persona e ferendone un'altra. Il motivo dell'attacco è semplice e lo spiega nel suo bollettino giornaliero l'intelligence della Gran Bretagna. Forze ucraine stanno convergendo in città, allestendo una difesa in previsione di un possibile attacco russo da sud. Il problema è che, accusa Kiev, alcuni dei missili lanciati dai russi avrebbero sorvolato a bassa quota anche la centrale nucleare di Energodar. Poco più a est, nella regione del Luhansk, Kremlin è stata conquistata definitivamente da Mosca, mentre in tutta l'area i russi avrebbero colpito strutture civili 17 volte nelle ultime 24 ore. Sotto il fuoco russo sono finite Popasna, Rubizne, Lisichansk e Irsk, centri da cui oggi si proverà a evacuare civili, come i quasi 500 portati in salvo nelle ultime 24 ore da Mariupol, dove si continua a combattere. Da un lato vengono pubblicati video di soldati ceceni colpiti dagli uomini del reggimento Azov, dall'altro vengono diffuse in rete foto in cui si vedono alte colonne di fumo nero alzarsi dall'acciaieria. Poco più tardi, sul canale Telegram del reggimento Azov, viene pubblicato un video che mostrerebbe dei feriti tra i civili a seguito dell'attacco. Infine, nella tarda mattinata nella regione di Odessa è stato colpito il ponte verso Zatoka, che ora è chiuso. Nei video subito diffusi in rete si vede il fumo causato dall'esplosione.